Marco Carraro, seconda presenza titolare e seconda vittoria, una vittoria che spezza l'incantesimo del Curi e rilancia anche il Perugia in classifica. Sì, una vittoria che sicuramente ci dà tanto morale, tanta fiducia, perché era da un po' che venivamo da qualche prestazione così così in casa, quindi era molto importante tornare a vincere qui da noi. Un Perugia che ha fatto una buonissima gara, è riuscita anche quando è andato sotto di un uomo a portarsi sul 3-1. Il segreto di questa partita? Ma diciamo che abbiamo mantenuto la calma, non ci siamo fatti prendere dall'agitazione dell'uomo in meno. E sinceramente dal campo c'era la sensazione che non fosse cambiato così tanto rispetto a quando eravamo in parità numerica. E niente, non abbiamo corso particolari pericoli, quindi direi che abbiamo fatto un'ottima partita. Guardiamo avanti, fra 5 giorni qui arriva il Verona, che partita ti aspetti? È una partita tosta con un Verona che sicuramente vorrà imporre il proprio gioco, come vogliamo imporlo noi, e niente, dobbiamo vincerà il migliore, chi proporrà il miglior calcio. La miglior prestazione degli ultimi tempi consegna al Perugia una vittoria netta sulla Salernitana, netta nel punteggio, ma ancor più netta nella supremazia espressa del gioco, che ha avuto il suo fulcro nel centrocampo. Centrocampo dove si sono distinti i nuovi arrivati, Falzerano e Carraro, capaci di dare il primo una grande propulsione sulla fascia destra e il secondo di dare precisione e velocità alle giocate, che è stata la dote sua principale oggi. Si sono aggiunti poi le prove ottime sui loro livelli di Verre e Dragomir, si è aggiunta una prestazione sontuosa di Sadik, che ha segnato un gol con una fucilata da posizione praticamente impossibile. Completano le note positive i difensori, sia i centrali Gionberre e Sgarbi attenti su tutte le palle, sia i due esterni Rosi e Mazzocchi, i migliori del lotto. Oggi Mazzocchi è stato schierato contro mano, ma è stato bravissimo anche in fase di propulsione, ha messo anche lo zampino sul primo gol. E questa prestazione con tutti sugli scudi, con nessuno sotto una sufficienza più che ampia, l'unico neo in questa prestazione è stata l'espulsione di Sadik, che è stato ammonito 2 volte in 2 minuti consecutivi dall'incerto arbitro stonato, direi, per usare una parola, giocare un pochino sulla omonimia, arbitro Francesco Guccini di Albano Laziale, che probabilmente era indispettito dalle proteste dell'attaccante nigeriano, perché che aveva protestato sia in occasione del gol della Salernitana, sul quale c'era un fallo che aveva viziato l'azione in precedenza, un fallo proprio su Sadik che aveva viziato l'azione in precedenza, sia in occasione della prima delle 2 ammonizioni, che era francamente immeritata. Comunque tutto bene ciò che finisce bene, il Perugia ritrova il gioco, il risultato al Curi che mancava in questo 2019, 3 partite, 3 sconfitte, e soprattutto trova in prospettiva interpreti e soluzioni diversificate che potranno essere molte, molto utili nella parte finale del campionato, dove si deciderà la lotta per i playoff, lotta che al momento vede comunque il Perugia in 7ª posizione. E la vittoria di oggi serve anche per scombinare gli scontri diretti, perché Perugia aveva perso a Salerno 2-1, oggi ha vinto 3-1, quindi è in vantaggio anche sulla Salernitana. Prossimo appuntamento col Verona, altra partita difficile contro una grande, ma il Perugia, se è in giornata, lo ha dimostrato oggi, può davvero mettere in difficoltà chiunque. Surclassata la Salernitana sotto il profilo tecnico, sotto il profilo tattico e anche sotto il profilo fisico. È un Perugia dominante, straripante, quello che annichilisce il malcapitato Cavalluccio Marino allo stadio Renato Curi. 3-1 il punteggio, ma avrebbe potuto essere più largo se solo l'arbitro Guccini non avesse espulso Sadik dopo 10 minuti del secondo tempo. Soprattutto la prima ammonizione è apparsa eccessiva. E lo stesso arbitro avrebbe forse potuto sanzionare con maggiore decisione i falli di Ogier.
Per quanto riguarda il Perugia, da segnalare una straripante prestazione del centrocampo, da Carraro in cabina di regia a Falserano e Dragomir nel ruolo di mezzali, e fino a Verre, trequartista assoluto di elevatissimo spessore tecnico e tattico. È arrivato a quota 9 gol e altri, ci auguriamo, ne realizzerà. Per quanto riguarda Sadiq, c'è da segnalare una grandissima prestazione da parte dell'attaccante nigeriano di proprietà della Roma, un tiro al fulmicotone che si è letteralmente inventato dalla corsia laterale, ha di fatto devastato le ragnatele presenti nella porta di Mikai. Pregevole prestazione di tutta la difesa, un plauso a Mazzocchi per aver giocato contromano e per essere entrato anche nella occasione del vantaggio. Prossima partita contro il Verona dell'ex Samuel Di Carmine, di Gustafsson e di Colombatto, partita da vincere assolutamente. Partita perfetta da parte del Perugia, che oggi non solo ha ottenuto tre punti fondamentali, tra l'altro in uno scontro diretto contro la Salernitana, ma anche nuove consapevolezze, nuove risposte, quelle che aspettava il mister appunto dai ragazzi. E quelle risposte sono arrivate oggi, perché abbiamo visto una prestazione innanzitutto da squadra. Tutti i giocatori hanno dato il massimo in campo, direi quasi eccellenti, quasi tutti. Soprattutto la cosa importante da evidenziare è come all'inizio, neanche 10 minuti dopo l'inizio della ripresa, il Perugia sia rimasto in 10 e nonostante ciò sia riuscito a non soffrire affatto praticamente le avanzate avversarie, che poi di fatto non ci sono state, poche o quasi niente. Anzi, il Perugia è andato di nuovo a segno con Han, subentrato poi nel corso della ripresa, e ha mantenuto lo stesso risultato che aveva prima di andare in inferiorità numerica. Quindi indice questo di che cosa? Di grande maturità da parte di tutti i giocatori che sono scesi in campo, del gruppo, indice di una squadra che sta crescendo e che sicuramente, se questo è l'andamento, potrà regalare ai propri tifosi delle soddisfazioni. Ora non corriamo troppo, così come quando si perde non bisogna in qualche modo esagerare con il rammarico, quando si vince poi non bisogna esagerare dall'altro verso con appunto l'esaltazione. Buona la prestazione del gruppo, bene così, adesso si guarda la prossima gara di campionato, che sarà venerdì prossimo. Il Perugia spezza l'incantesimo di Renato Curi, che la vedeva sconfitta da 3 gare consecutive, e lo fa nel migliore dei modi, battendo una rivale sia dal punto di vista delle tifoserie, ma anche per ambire ad un posto negli spareggi di promozione. Salernitana e Perugia erano separate da un solo punto in classifica, due squadre che giocano un buon calcio, anche molto fisico, come si è visto oggi in campo. Il Perugia ha interpretato una buona gara, ha subito cercato di imporre il proprio gioco, ha trovato il vantaggio con un bel gol di Valerio Verre in una stagione straordinaria la sua, ha raddoppiato poi con una rete di Sadiq, la seconda rete consecutiva, dopo l'impatto difficile, no? Con l'ambientamento a Perugia dopo l'esperienza in Scozia. Sadiq segna da 2 gare consecutive, ma oltre al gol Sadiq ha offerto una buonissima prestazione. La Salernitana ha trovato poi il 2-1 con Casasola, poi nel secondo tempo c'è stato l'episodio che poteva cambiare del tutto la gara, ovvero l'espulsione forse immeritata di Sadiq. Il Perugia però non si è perso d'animo, ha continuato a giocare, a esprimere il proprio gioco. È entrato in campo un uomo fresco, ovvero Anna, al posto di Melchiorri, che stava facendo benissimo ma che comunque era stanco. Ha trovato il 3-1, la Salernitana non ha avuto più le forze di reagire e la gara è andata ai grifoni. Una vittoria che, come detto, spezza l'incantesimo del Curi, ma soprattutto rilancia il Perugia in classifica. La squadra di Nesta ora è all'interno della zona playoff e fra 5 giorni ha una gara importante, una gara che può veramente cambiare la stagione, contro il Verona, dove
l'ex Fabio Grosso cercherà di portare a casa dei punti dal Curi, ma il Perugia, portando a casa questa vittoria, potrebbe veramente dare una svolta decisiva a questa stagione che, anche se tra alti e bassi, fino a questo momento è positiva. Il Perugia gioca da squadra e stravince contro una Salernitana che era venuta a Perugia per superare la squadra del capoluogo umbro. Ottima la prova di tutti i giocatori che riescono a soffrire e in 10 non solo mantengono il risultato, segnano ancora una rete e portano a casa un meritato successo che non accadeva dal 27-12-2018. Ultima partita vinta in casa è stata quella del Perugia contro il Foggia, per vinta dal Perugia per 3-0. Bene, dopo 66 giorni, lunghissima attesa, esce sulla rotta del Perugia il risultato dei 3 punti preziosi per occupare la 7ª posizione, superando in una volta sola il Cittadella e il Carpi. Tutti hanno giocato bene e un ottimo applauso va al bravo Sadik, che ha fatto una rete straordinaria e che fin quando è stato in campo ha giocato veramente ottimamente, ma oggi tutta la squadra ve l'ho giata, che ha saputo soffrire, ha saputo giocare con determinazione, ha saputo essere lucide e concreta al tempo stesso. Buonissima la prova anche del nuovo centrocampo del Perugia con Falzerano e Carraro, ma un elogio va a tutta la squadra, nessuno escluso, perché si sono comportati, hanno lottato alla grande e questo è il meritato successo del Perugia, che ha giocato da squadra, che ha saputo soffrire, e le partite che si vincono con sofferenza sono le migliori. Ora il Perugia festeggia così il 50° compleanno del presidente Santo Padre, che recentemente ha festeggiato i 50 anni, e il miglior regalo proprio per il presidente è stata questa vittoria che l'ha proiettato al 7° posto. Vanno elogiati, lo ripeto, tutti, dall'allenatore al vice allenatore, a tutti i giocatori, persino quelli in panchina, che quando la squadra del Perugia gioca in questa maniera, allora la curva risponde: vi vogliamo così, e così vi vogliamo perché siamo orgogliosi di voi, perché avete onorato la gloriosa maglia del Grifo. Perugia batte Salernitana 3-1, un successo meritato, sofferto, e che è il miglior viatico per affrontare venerdì la squadra del Verona. Quindi forza Grifo, forza ragazzi, vi vogliamo così.